tanta roba, molto preciso, fluido. Tiltiamolo un po' verso il basso, facciamolo tornare. Ecco qui il campo della Drone Sport University. Dunque, facciamo una bella cosa, switchiamo nella modalità sport, vediamo che succede. 3, 2, 1, go! Si è inclinato tantissimo, sentirai anche un po' rumore. Torniamo indietro, ovviamente uno yo pazzesco. Siamo praticamente 70 km orari. Alfonso, eccoci al test di volo del tuo Phantom 4 standard. Appena riparato, la camera in questo momento è perfetta. E in più ti ho sbloccato le no fly zone, sei pilota CRO, operatore, quindi non hai assolutamente problemi a chiedere l'autorizzazione alle autorità competenti. Siamo pronti per il volo, armiamo i motori. Su. Allora, vediamo di fare un volo in prossimità per verificare i vision positioning system. Considera che siamo in ombra, quindi non stanno lavorando al top, ma il volo è praticamente perfetto. Quindi sto cercando di andare davvero piano. Come vedi, pitch forward e io lavorano insieme abbastanza bene, direi. Allora, vediamo il centraggio, quindi lavoriamo sull'asse Z, io a sinistra, io a destra. Perfetto. Allora, proviamo ad alzarlo. Andiamo in quota di sicurezza. Provo a fartelo vedere. Vediamo, sì. Spero si veda. Allora, roll a destra. Qui siamo nella modalità PGPS. Roll a sinistra. Ottimo. Allora, proviamo a questo punto a switchare in modalità sport o anche super sport. Ecco l'inclinazione, ovviamente è davvero un drone da combattimento in questo momento. Come potrai vedere, il pitch non è più di 30 gradi, ma è praticamente 60. Ecco, quello che ho testato è praticamente, dopo aver calibrato Compass e IMU, l'ortogonalità del suo praticamente volo, della sua rotta, quindi non ha una sbavatura, mantiene la rotta, mantiene la retta ideale in un modo abbastanza preciso. Questo è un roll, vediamo se riesci a vedere qualcosa, eccolo, è lì. Guarda, sto andando piano, è praticamente parallelo al bordo campo. Avviciniamolo un po', quindi sui motori praticamente ci metti la mano sul fuoco. Tutto il resto l'ho verificato, ti ho fatto fra l'altro la calibrazione del vision sensor, perché me l'ha richiesta. E poi ti spiego che cosa era successo. Ho i sensori, quelli sotto, e andavano praticamente ricalibrati, non riconosceva bene il terreno. Guarda ora come mantiene bene la distanza, praticamente pulito, nonostante
nonostante l'ombra che ci sia, quindi il VPS non funziona. Sai benissimo che per funzionare ha bisogno di tanta luce, quindi qui è praticamente perfetto. Allora, l'ultimo test che volevo fare è quello dell'RTH, giusto per verificare lo scarto sul GPS. Ecco, vado in RTH in questo momento. Ecco, sta salendo. Ha raggiunto la quota di 30 metri impostata. Spero si veda qualcosa, perché sta raggiungendo la verticale dell'on point e adesso a terra. Eccolo lì. Eccolo in fase di landing. Ovviamente non sto facendo nulla, sto facendo tutto da solo. Adesso in fase di discesa. Ottimo. Abbiamo questa situazione. Devi sempre verificare gli alert dell'app. È praticamente il primo menu, quello della checklist. Quando entri nel menu camera, in alto a destra, se c'è un triangolino rosso, devi sempre verificarlo. In quel caso mi dava un errore di calibrazione dei vision sensor. Praticamente lui restituiva delle immagini dalle quali ricavava le coordinate errate, per cui queste ottiche andavano calibrate, come ovviamente anche quelle anteriori. Questa operazione si fa dal DJI Assist, non si può fare dall'app, e soprattutto devi farla con un alto contrasto rispetto all'ambiente, quindi deve essere quasi come dire, al buio, con un monitor minimo da 14 pollici, il cavo USB connesso al drone, che deve essere perfettamente allineato di fronte allo schermo. Quindi il DJI Assistant poi ti guiderà, no, nel percorso che i sensori, quindi quelli davanti e quelli inferiori, è un percorso che devi seguire fino a quando non vai a intersecare dei rettangoli, delle figure geometriche, comunque lui ti farà vedere. E alla fine di questo setting lui farà dei calcoli, praticamente l'algoritmo di calibrazione di questi sensori ottici. Quindi l'obiettivo ovviamente è quello di calibrarli per bene, in modo tale che il volo diventi perfetto come quello che hai appena visto. Ottimo Alfonso, direi che ci siamo. Abbiamo una leggera brezza, c'è un venticello, pochi metri al secondo, ma c'è. Possiamo vedere qualcosa qui. Ecco, se queste cime dovresti vederle, c'è un po' di vento. Vediamo il sensore antiostacolo. Proviamo a puntarlo verso il sottoscritto. Tutto fermo. Eccolo qua. Possiamo farlo atterrare. Ottimo, direi. Allora, già che sto così, mi riprendo in questo modo, sì. Allora, caro Alfonso, dalla Droni Sport è tutto per il momento. Ti aspetto da domani, quando vuoi. Ciao.